qui con mister Fabio Corti. Dopo 3 anni di prima squadra sei arrivato alla Folgore Caratese come preparatore dei portieri delle giovanili. Immagino tu sia molto contento di essere qui. No, guarda, sono stato contattato dal direttore Puglio in questa nuova realtà dove io ho sempre vissuto nelle Lecchese, non mi sono mai spostato. Direi che gli obiettivi adesso è fare bene, andare avanti per la mia strada. Questo è un gruppo, una società seria, un centro meraviglioso. Mi sono trovato subito bene con lo staff tecnico della Folgore Caratese. Penso che sia una buona annata per la Caratese. Qui a Carate lavorerai coi giovani? Tu che di giovani te ne intendi, visto che all'Olginatese ne hai valorizzati veramente tanti. Sì, io adesso penso qua alla Caratese, penso di far bene i portieri, le altre cose per adesso non mi interessano, ho deciso ancora di fare allenatore dei portieri. L'importante è che crescono i portieri della Caratese quest'anno, io darò il massimo come sempre, sono sanguigno come il mister e daremo il massimo sicuro per arrivare agli obiettivi di mandare qualcuno, qualche squadra importante come ha fatto l'Olginatese. Qua a Carate hai trovato un grande staff, Raffaele Paolino, ma soprattutto Domenico Anania, allenatore di questa Juniores. L'hai detto tu prima, siete sanguigni, trasferirete tutto questo alla squadra? Ma direi di sì, io Anania lo conoscevo come giocatore, perché ho giocato contro parecchi anni fa, e poi il mister Paolino è il primo anno che lo conosco, ma sono due sanguigni, due vivi come me, ci piace dare tutto in campo e spero che i ragazzi apprendano qualcosa anche del nostro carattere.